Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel commentone veneziano ragazzi, pole position per Gigione Hamilton ragazzi, noi siamo al settimo posto, quindi abbiamo guadagnato due posizioni rispetto alle qualifiche di Melbourne, sempre sotto quasi la pioggerellina, quindi veramente due volte pioggia in qualifica, e adesso andiamo ragazzi, al primo della Malesia, l'obiettivo è il podio. Vai ragazzi, andiamo! Andiamo ragazzi, la partenza deve essere fondamentale qua in Malesia, c'è un rettilineo bello lungo, possiamo fare bene. Mamma mia che rischio qua per il cube. Devo buttarmi per forza però. Fette le Gigi. Vai cube, spingi. Spingi a cannone cube. Terzo posto ragazzi, terzo posto veneziano. Devo prendere la scia. E Gigi. E si supera Gigi, dai che si supera Gigi. Cerca di mantenere il controllo. Ma vaffanculo Gigi. Altrimenti rischi di subire una penalità. Ma stai zitto. Adesso c'è il bibitaro in fuga ragazzi. Dobbiamo prendere il bibitaro. Grande primo giro comunque, ottima partenza di Alfonso. Rallento. Ho ritardato un po' troppo la frenata. Ho messo una strategia prudente del carburante proprio per avere un primo giro a cannone con la miscela elevata. Perché ragazzi, Vettel è duro, Seba è duro. Comunque nessun problema alla partenza, 22 macchine, nessun ritiro. Attenzione a Gigi, io rimango così. Bisogna provare a superare Seba. Devo superare Seba. Devo rischiarla. Siamo vicinissimi al Seba. Alfonso contro Seba. Vai Bibitaro. Siamo contro Bibitaro. Vai. E c'è il sorpasso! Sorpasso di Alfonso. Grande Alonso. Il popolo Ferrari in festa, ragazzi. Adesso dobbiamo provare la fuga come Diana. E adesso voglio la fuga, la pretendo. Dai, cazzo. In realtà la Ferrari è disastrosa, purtroppo. Dobbiamo noi recuperare. Ok. Primo Alonso, secondo il Bibitaro Vettel, terzo Gigione Hamilton. Mamma mia, scodata come indiana, scodata tipica del cume. DRS abilitato. I piloti proveranno a usarlo per sorpassarti. E adesso sono cazzi. Giro record del Grosji. Comunque adesso sto aspettando con ansia il nuovo Formula 1, ragazzi. Nuova generazione, chiaramente con il PC figo, quindi ciao ragazzi, quando arriva il PC figo sarà un godimento. Solo che ragazzi il Bibitaro è veramente vicino, Il Bibitaro è veramente vicino, ma noi possiamo e dobbiamo fare una grande gara. Possiamo vincere in Malaysia.
Chiaramente anche le gomme sono molto importanti, dobbiamo sperare, le gomme devono tenere. Vaffanculo anche i paletti. Ok. Per il momento stiamo guidando abbastanza bene. Vai, come vai, molto bene. Altro giro completato. Hamilton dovrebbe effettuare una sosta a proposito. Giro record 1:40.411. Giro record di Alfonso. Bene, record di Alfonso. Entrare il giro più veloce della gara. Ragazzi, il cume c'è, il cume c'è. Però dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare così. Non possiamo permetterci errori. Un secondo e cinque di vantaggio su Gigione Hamilton. Se guidiamo così ci sono chance incredibili di vittoria. Stiamo calmi. Manca ancora un secolo. La Ferrari ha bisogno di tornare alla vittoria. Ma no, ma no. Era il miglior giro anche questo. Che sfiga. Questa è la Formula 1, basta un errore. Ma perché mi devo portare sfiga da solo, Cristo santo? La Formula 1 basta un errore, non puoi sbagliare mai, cioè è così ragazzi, è così. L'errore non esiste in Formula 1. Vabbè, ricominciamo da capo, dobbiamo ricostruire il vantaggio. Calma ragazzi, gran calma Alonso. Non possiamo buttare via tutto quello che di buono abbiamo fatto in questi primi giri. Non esiste. Due secondi di vantaggio su Hamilton. Un errore imperdonabile. Errore imperdonabile per Alfonso. È molto vicino Gigione. Gigione è molto vicino. Il pilota dietro di te ha un solo secondo di ritardo. Un secondo. Ho capito, stronzo. Hamilton è vicinissimo, Hamilton è vicinissimo. Attenzione, Hamilton ci prova, Hamilton ci prova, io devo stare qua. Grande Alonso, Alonso tiene la posizione. Alonso la tiene ma per poco. Entra in box alla fine del giro, ripeto, rientra alla fine del no, giro. Devo, mamma mia. Mamma mia, cosa ho rischiato. Adesso ci prova Vettel. Adesso è bagarre allo stato puro. Bagarre allo stato puro. Ha impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Mamma mia, un po' di bagarre, un po' di culo cumendiano, dai. Che non guasta. 1-3 da Vettel. C'è battaglia dietro. Io voglio provare a stare fuori. Io voglio provare a stare in pista un giro in più, ragazzi. Questo è l'obiettivo. La gomma a sinistra è pure andata, eh.
Non dimenticare di rientrare ai box alla fine del giro. 1,4 di vantaggio, non so cosa conviene fare. Forse è meglio andare, però sto vantaggio potrei perderlo nell'ultimo. Mamma mia, cosa. Sì, sì, hai box, 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 box. Box, box, box. Livello di carburante ottimale. Se ne hai bisogno, puoi passare alla modalità carburante 2 o 3. Box, 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 non mi fido. Ok. Le gomme hanno veneziano, Alonso, hai box. Adesso dovete fare il massimo voi, però, ragazzi, ho bisogno di voi. Ho bisogno di voi, veloci, 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 veloci. Ok. Ok. No, Vettel mi ha preso la posizione. Seba ha preso la posizione, carburante massimo. Questo non ci voleva. Non sono previste altre toste ai box, cerca di preservare i pneumatici. Vettel davanti, ho perso una posizione. Adesso devo tirare come un disperato, maledetto Bibitaro. Sosta ai box pessima per la Ferrari. Occhio Kume, occhio, avvertimento. Adesso c'è appena del panico, stiamo calmi. Bisogna prendere il Bibitaro per forza, però. Grande Kume, dai, adesso l'occasione. E ne supera addirittura due. Bravo veneziano. Adesso devo cambiare il carburante appena ho rettilineo. Anzi, mi faccio questo giro così perché devo riprendere la prima posizione. Non devo perderla da Gigi. Non la posso e non la devo perdere da Gigi. Vettel veramente vicino però, eh. Sebastiano è vicinissimo. Carburante normale. E adesso vediamo, attenzione. Porca puttana, siamo là, siamo là, siamo là, siamo là, ce la fa. Gigi ce l'ha fatta, Gigi ce l'ha fatta. Gigi davanti ai box, dopo la sosta ai box. Carburante elevato, ci devo provare adesso. Solo adesso posso provare. Lui le gomme ancora fredde. Ma continueremo a tenerlo d'occhio. Io invece ho le gomme in temperatura, adesso devo superarlo. O lo supero adesso, è finita, ragazzi. Non vinco la gara. Ha impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Questo è il punto migliore mio, ragazzi. Questo è il mio punto migliore. Bravo, venezianone, bravo. Dai. Mamma mia, che duello con Hamilton. Che duello con Gigi. Che duello Gigi Alonso. Che duello Gigi Alonso. All'esterno Alonso. All'esterno lo supera. Incredibile. Ora sei al primo posto. Difendilo con i denti. Grande Alonso. E adesso devo rimanere al primo posto. Punto e basta. Grandissimo Alfonsino. Vediamo il giro. 1.39.4. Giro record. Giro record. Record di Alonso, fastest lap. Mancano ancora tantissimi giri però, ma se stiamo tranquilli ce la possiamo fare. Adesso l'unico mio pensiero deve essere quello di vincere la gara. Non devo pensare a nient'altro, né a Tori né a nessuno, ma solo
ma questi ultimi sei giri. Il sorpasso comunque è fenomenale. Un secondo di vantaggio sulla vettura alle tue spalle di un solo secondo, fai attenzione. Qua ho usato non benissimo, comunque anche Vettel e Massa hanno superato Hamilton, eh? Attenzione, quindi bagari importante dietro. Bagar importante. Occhio come nostri errori. Madonna, che vicino, che effetto. Inferiore a un secondo. Fai attenzione, potrebbe usare il DRS per provare il sorpasso. No, bruttissimo errore. Bruttissimo errore. Vettel ne ha approfittato. Porca puttana. Errore di Alonso, Vettel in prima posizione. Attento come. Vettel è in prima posizione. Non devo innervosirmi, non devo innervosirmi. Come prima, come prima, non credo, coglioni. Mamma mia, non sei vicinissimo al bibitaro. Carburante elevato, devo riprovarci. Ti consigliamo di selezionare la modalità carburante 2 in questa fase. Porca puttana, qua fette. Fanculissimo, però. Errore imperdonabile di Alonso. Errore imperdonabile di Alonso. Dai, come, tirala al massimo, tirala a cannone. Devo rischiare il tutto e per tutto ancora col carburante elevato. Ricordo sempre che siamo a livello esperto, ragazzi. Quindi il penultimo. Attenzione, il carburante è sotto. Il carburante è sotto. Ancora no, come, basta, basta. Se no sono squalificato. Erroraccio ancora. Ho troppa tensione di volerlo prendere a tutti i costi. Carburante normale, purtroppo. Come prova a buttarsi Alonso? Mamma mia, la sfida con Vettel questa volta. Non passa. Non passa Alonso. Non passo il carburante, fra un po' devo andare col carburante a miscela bassa. Ci provo ancora questo giro, poi però devo andare a carburante bassa e quindi perdere la possibilità di vincere la gara. Dai, come di giri, quindi se vuoi sorpassare il pilota che ti vai, come vai, Alonso. La sto rischiando, ragazzi, non mi interessa. Se dopo la mia sezione preferita non riesco a star primo, devo cambiare la miscela, eh. Ho ancora poche curve. Ho ancora pochissime curve.
No! Errore del cume. Errore del cume. Basta. Ho perso l'occasione. Cerchiamo di difendere il secondo posto, ormai per il primo è andata. Ma porca puttana. Che errore che ho fatto, per l'errore mi è costato tutto. Attenzione, mi supera anche Hamilton, incredibile. Questa non ci voleva però, ragazzi. Anche Massa. Vai Alonso, vai Alonso, bravo. Manovra irregolare, cedi la posizione o riceverai una penalità. Ecco, molto bene. Perdo anche il podio adesso, vai. Devo riprendermi il podio a tutti i costi. Mamma mia, che duello per il podio. Ok, carburante ottimale, meno male. No, cazzo, non voglio perdere il podio, però. Bravo. Mancano due giri. Cio laps, cio laps. Da primo a terzo, incredibile, incredibile. Qua pago anche il carburante che è un problema. Devo tenere almeno per un altro giro, fino alla fine del penultimo giro devo tenere la miscela bassa per forza. Comunque nessun ritiro neanche in Malesia, incredibile. Gare pulite fino a questo momento. Comunque minimo podio, ragazzi, me lo merito. Me lo merito assolutamente. Ok. Final lap. Siamo all'ultimo giro. Final lap. Superare chi ci precede per conquistare dei punti iridati. Final lap comediano. Sento che la gomma fa fatica. L'anteriore sinistra è veramente in difficoltà, ragazzi. Che sofferenza, ragazzi. Che sofferenza. Però la Ferrari sta tornando, ragazzi, con un podio importantissimo. Che dà morale per le prossime gare, dà molto, molto morale. Anche Alonso è riuscito a starmi davanti, però questo mi sta proprio sui maroni. Perfetto, sta maturando il primo successo dopo la vittoria di Hamilton in Australia. Mamma mia che rischio qua, mamma mia che rischio. La strategia comunque è buona, alla fine le gomme hanno tenuto. Però potevo vincerla questa, peccato per quell'errore. Va a vincere Vettel, terzo posto però buonissimo per Alonso. La Ferrari sta tornando. Devo migliorare un po' in qualifica, quello sì, ma quello è sempre stato il mio tallone d'Achille. Vediamo le classifiche. Allora, Hamilton 43 punti, noi siamo quarti a 25, dai, siamo ancora costruttori, siamo al secondo posto a meno 13 dalla Mercedes. Raga, un saluto dal commendore veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo YouTube.
Rubers italiano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, lo YouTubers italiano.